Buongiorno a tutti ragazzi, faccio questo nuovo video per illustrare un po' una situazione che tutto è partito da un ragazzo che stamattina mi ha inviato un video dove si vede un'associazione Chi Mammà, Chi Papà, come si chiama, che voleva fare chiarezza su quello che era il Krav Maga, che per carità... Al momento, mentre vedevo, dico, vabbè, meno male, insomma, belle parole, belle situazioni. Però poi ho notato che bisogna stare molto attenti perché allora ho capito che queste persone si dividono in due categorie. Allora, le categorie di chi era il postino la mattina e rambo la sera, allora gli vengono insegnate determinate tecniche senza mai averle provate e ci credono fino alla fine, però in realtà non sanno se funzionano o funzioneranno. E chiaramente finché non trovano purtroppo l'occasione che potrebbero pagare con la vita determinate situazioni, continuano ad esercitarsi in quella maniera con avversari collaborativi e via via. Ed è una categoria. Poi c'è la seconda categoria, i peggio. Sono quelli che realmente sanno come funziona un contesto reale. Alcuni hanno addestrato anche alcuni reparti militari, almeno da quello che poi professano con fotografie, diplomi e via via e via. E sono i peggiori perché sono quelli che realmente sanno anche come funziona un'arma da fuoco, che oggi noi qui abbiamo una replica a salve, come vedete, non c'è nessun pericolo, anche priva di caricatore, però sono dei prestigiatori, sono quelli che io odio più di tutti perché sanno realmente che tutto quello che stanno insegnando sono cazzate, ma le vendono a peso di oro. Vi spiego. Allora, in questo video si vede intanto in un poligono, perciò già l'immagine fa rimanere un po' e dà un punto di serietà, però è uno specchietto per le allodole. Poi inizia con delle premesse molto belle e lì era il momento in cui diceva, ah, beh, meno male. Invece poi si sviluppa il tutto, allora inizia così, dice, io lo so che quando si punta un'arma c'è del movimento, nessuno rimane fermo così, cioè, però per scopi didattici, adesso noi siamo fermi. Ok, è fermo così. Poi dice, per non arrecarsi danno alle dita, mettiamo l'altro dito sotto in maniera che impugno in questa maniera qui. Ok? E qui già parte la prima cazzata, perché ogni volta che tu, purtroppo, in caso di necessità, andrai a mettere le mani sull'arma da fuoco del tizio che ti minaccia, il dito è nel grilletto. Okay? Perciò qualsiasi movimento fai, a giro o non a giro, per esempio se butto l'arma da fuoco verso l'esterno, ok, e faccio questo, sentite, in automatico, perché se il dito è all'interno, se vedete il dito all'interno, succede questo. Vedete? Guardate, uno. E già partiamo con la prima cazzata del giochetto da prestigiatore, perciò è il dito in basso nel fusto, ok? È già una prima cazzata. Poi dice, sto benissimo che riesco a cercare di disarmare l'arma, ok, in questa maniera, però sappiamo tutti che spingono, in realtà non spinge per scopi didattici. E allora già partiamo con la seconda cazzata che va avanti. Perciò andiamo avanti e propone determinate impugnature sull'arma per avere la meglio, ok? Far vedere che invece di prendere l'arma in questa situazione, di prendere questa, prenderla così, prenderla così, prenderla così è meglio, però si va ad architettare un teatrino che per chi non è esperto e non conosce l'arma da fuoco, chiaramente non riesce a intuire determinate situazioni. Allora, questo è il prestigiatore, quello che realmente sa come funziona un'arma. Tra l'altro, fa vedere la classica scena che chi frequenta o usa armi da fuoco per scopi lavorativi sa benissimo che se inserisco il caricatore, carico il primo, fanno vedere sempre la stessa situazione. Metto la mano sull'arma, ok, sparo, parte l'ogiva, chiaramente il carrello non arretrando, non espelle il bossolo e secondo il loro gergo dico vado a inceppare l'arma. Allora, è vero, ma quando si fa sta prova sta all'esterno del vivo di volata, perciò realmente è un po' tanti specchiettini per cercare di far capire che si è dei professionisti, perciò ci si può fidare.
Ma se anche dei professionisti, ma se propongo cazzate, sono cazzate, come la premessa che si dice è allora chiaramente con l'arma da fuoco minaccio, se mi chiede dei soldi do tutto, però se eventualmente ho un problema che ho mio figlio, ho mia sempre la solita prassi, ho mia moglie, ok, allora faccio questo. Perciò se c'è la motivazione vuol dire che le cazzate funzionano, se non c'è la motivazione lasciamo perdere. Cioè, questo è quello che attualmente questa associazione che sta facendo dei chiarimenti su quello che poi è il Krav Maga, dicendo che è ora di togliere tutto quello che è la nebbia, ok? Tutto quello è fare chiarezza sul Krav Maga. E è anche molto bravo perché all'inizio dice delle cose che si vogliono, come dire, che la gente vuole sentire, però chiaramente camuffando del dito non è il grilletto e va sotto al fusto dell'arma scusate, che viene presa in questa maniera, tutti sappiamo che ha la spinta è difficile prendere l'arma, però quando vanno a simulare fanno 1, 2, 3, ecco l'arma, 1, 2, 3, ecco l'arma, e questa è un'altra cazzata, perché chiaramente mi vai a dire che si sa che è difficile il movimento, però nel momento in cui arrivi a dire ok, adesso dimostriamo tutto insieme, facciamo un finto movimento, ok? Chi spinge e picchia l'arma la tiene dietro, invece lì è 1, 2, 3, spingo, regalo l'arma e l'arma la si toglie secondo questa nuova, diciamo, tecnica che ha tirato fuori e ha fatto vedere. Perciò attenzione, svegliamoci come il coltello. Il coltello fa chiarezza e dice che comunque la pistola e il coltello puntate da dietro, lui riesce a girarsi. Come il coltello alla gola, far vedere, no? Perché adesso è il predicare bene e razzolare male. Fa vedere che col coltello alla gola lui dice: non dovete togliere il coltello e picchiare, perché l'aggressore con il coltello vi bucherà. E questo è chiaro, è giusto. È uno che invece ha un bravo, esatto, meno male. Però dice, dovete comunque bloccare il braccio, col braccio sinistro in questo caso, braccio destro e colpire. Però l'altro col braccio sinistro libero potrebbe colpire in qualsiasi momento. E addirittura togliamo l'arma, lì si vede che toglie. Allora, i coltelli si disarmano, come ho sempre detto. E i pistoli tantomeno è proprio difficilissimo. Però, come vedete, bisogna fare attenzione perché tante volte la gente si butta per fare chiarezza, poi alla fine che mostra le cazzate facendo i giochi da prestigiatore. Ma quello che mi incazzo è che sono le persone che però sanno realmente come funziona un'arma da fuoco, ok? Però in realtà per vendere vendono prodotti per poi far ammazzare la gente. Questi è la seconda categoria dei buffoni, che sono quella che io odio. Perché ripeto, un conto è una persona che non ha mai impugnato una pistola, che non giustifico, perché si deve formare, informare e vedere, e pensa, ma sta tecnica funzionerà, andrà a funzionare, funzionerà, non lo so, perché non ha riscontri. Ma se professi foto con reparti militari, situazioni addestrative all'estero, corsi di scorta con personaggi particolari, che poi pure lì andiamo a guardare, vabbè, corsi di scorta con personaggi particolari, poi prova a insegnare ai civili, ok, situazioni del genere. Allora vuol dire, quello è la seconda categoria di buffoni che odio, perché sono quelli che sanno realmente com'è la situazione, perché infatti per primi loro avessimo visto un video, che chiaramente qualcuno che vuole mostrare qualcosa di veramente efficiente, che è rischioso, quello di mettere il corpo in canna, tirare e mettersi di fronte all'arma. Nessuno. Perciò di che cosa parliamo? Perché convincere gli altri a mettere le mani sull'arma, ok? E tu per primo non carichi l'arma e metti le mani sull'arma? Perciò attenzione signori, buffoni e prestigiatori, abbiamo creato una nuova categoria. Ricordiamoci che i peggiori sono i prestigiatori, bisogna fare molta attenzione. I coltelli e le pistole sono molto pericolose, come ho sempre detto, nella minaccia sono percentuali di riuscita molto basse, sugli attacchi non c'è niente da fare, come ho fatto il video di ieri. Sulle armi da fuoco, anche conoscendo la funzione dell'arma da fuoco, non è detto che riesca ad impugnare l'arma, perché l'altro, allora, se l'aggressore o il predatore affida tutto se stesso a un'arma,
Voi immaginate il momento che sente che sta per perdere l'arma, come ritrae il braccio sia col coltello e con l'arma da fuoco, perché dovrebbe lasciarla lì e farti fare la tecnichina? Perciò fate attenzione perché sono delle cazzate create ad arte per poi insegnare agli altri. Perché sotto a sto video ho visto molti, ah, finalmente chiarezza sul Krav Maga, che poi il Krav Maga ha delle tecniche tradizionali come il coltello, che a oggi, cioè, non sono applicabili. Siamo stati noi per primi a vedere che non sono applicabili. Perciò bisogna cambiare idea. Basta, svegliamoci, ok? Cioè, non crediamo più a ste cazzate. Le pistole sparano, i coltelli tagliano. Allora, chiudo, vi mando un abbraccio a tutti e aspetto i commenti sotto al video. Un abbraccio e occhi aperti. Ogni volta che si vede un video, analizzate con la logica. No, con l'enfasi di dire, ah, cazzo, questa la posso fare anch'io e posso diventare Rambo. Se qualcuno mi minaccia, posso mettere le mani sull'arma. Attenzione, è un'arma.